Come velocizzare una transazione? Buongiorno ragazzi e bentornati. Oggi argomento molto importante, perciò concentrati. Vi è mai capitato di inviare una transazione ma di aver messo le fees troppo basse e di conseguenza non viene inserita in un blocco? Ecco, oggi vediamo come poter aumentare le fees per far sì che la transazione venga confermata. Facciamo però un piccolo passo indietro per chi magari non ha capito quello che sto dicendo. Allora, i wallet ormai vi impostano le fees in modo tale che siamo già nel range giusto per far confermare la transazione. Pensano a tutto loro, diciamo. Voi però avete sempre la possibilità di impostarle manualmente e quindi di mettere delle fees più basse per spendere di meno. Questo però, se non state attenti, potrebbe essere un problema, perché correte il rischio di mettere delle fees troppo basse e di conseguenza di non riuscire a far confermare la transazione. Nel momento in cui sto registrando, ci troviamo in una situazione di fees molto alte, quindi calza giusto a pennello per capire bene quello che vi ho detto. Se noi andiamo su mempool.space, ci compare in maniera molto chiara lo stato delle fees. Guardate. Se ora noi volessimo inserire una transazione nel primo blocco disponibile, dovremmo mettere delle fees di 537 sats per VByte e un po' meno per le priorità più basse, vedete, 503 e 430. Ecco, vedete, intanto lui si aggiorna e vi dà le fees aggiornate. Questo significa che per una transazione tipo andremo a spendere circa $35 di fees, ok? Questa è una media, ovviamente, ma dipende comunque dal peso della transazione. Però guardate, se osserviamo il primo blocco rosso vicino alla linea tratteggiata, che sarebbe quello che è più vicino ad essere minato, vediamo che ha un range di fees che va da 505 a 6400 sats per VByte. Veramente assurdo, altissime. Comunque, tornando a noi, se nel caso avessimo deciso di mettere le fees basse, che ne so, 10 sats per VByte, ecco che in questo momento la vostra transazione non sarà neanche presa in considerazione, perché sono veramente troppo basse. E il problema è che se la congestione della rete continua, voi potreste non vedere la vostra transazione confermata prima di giorni, se non settimane. Questo ovviamente è un problema, ok che magari voi non avete fretta, però ecco, diciamo che potremmo anche non rivederle mai più delle fees così basse e quindi dobbiamo sapere come muoverci. Ecco che entra in gioco il replace by fee. Il replace by fee è una pratica che ci dà la possibilità di aumentare le fees della nostra transazione, per riuscire così ad inserirle in un blocco. Questa funzione al momento non è sempre attiva, ma va abilitata, ragazzi, quindi bisogna dotarsi di un wallet che ci dia questa opzione. Anche se in teoria quasi tutti i wallet ormai dovrebbero averla, ma nel dubbio controllate sempre prima. Blue Wallet, per esempio, ha questa funzione, che trovate quando cliccate su invia. Andate sui tre puntini e abilitate la funzione permetti aumento della commissione. Anche Electrum ha questa funzione. Una volta che avete la transazione in pending, non confermata, quindi potete cliccare col tasto destro sulla transazione e vi compare la possibilità di fare replace by fee. Ledger Live invece crea sempre transazioni con la funzione RBF abilitata, ma dalla loro interfaccia non potremmo aumentare le fees, quindi dovremmo dotarci di un altro wallet come per esempio Electrum. Questo ve lo dico perché so che siete in tanti che utilizzate Ledger, così almeno lo sapete. Voi sapete che avete la funzione RBF abilitata, ma se volete utilizzarla dovete collegare il Ledger a Electrum e pushare la transazione da lì. Ma in cosa consiste questa pratica? Sostanzialmente noi andiamo a rispendere lo stesso UTXO, ma broadcastiamo la transazione con delle fees diverse. Dobbiamo capire che quando effettuiamo una transazione, questa va a finire nella mempool finché non viene presa dai miners e minata. L'importo speso scomparirà dal vostro wallet e noi vedremo il saldo aggiornato, anche se in realtà i nostri UTXO sono ancora in nostro possesso, ma i wallet, per facilitarvi la vita, ve li scala già. Quindi, essendo ancora in possesso di questi UTXO, noi possiamo spenderli di nuovo. Ed è proprio quello che facciamo andando a fare replace by fee, ovvero andiamo a prendere gli UTXO in pending e a rispenderlo, ma con le fees corrette, diciamo. Quindi, per esempio, se prendiamo i dati di prima, possiamo inserire 500 sats per VByte. In questo modo, questa transazione verrà presa in considerazione dei miner e, una volta confermata, andrà a scartare quella precedente con le fees basse, perché a quel punto l'UTXO che gira ancora in mempool risulterà già speso e quindi scartato perché non più utilizzabile. Bene ragazzi, questo era il replace by fee. Ora invece vediamo un'altra possibilità di velocizzazione delle transazioni che ci viene messa a disposizione, ovvero il CPFP, che sta per Child Pay for Parent. Anche grazie a questa opzione si possono aumentare le fees per velocizzare una transazione, ma in questo caso non sarà il mittente a farlo, ma il destinatario.
Sostanzialmente possiamo spendere un UTXO che non è ancora confermato, perché è in mempool in attesa di essere incluso in un blocco, mettendo delle fees molto alte in modo tale che per il miner diventi conveniente prendere la prima transazione con poche fees e inserirla nel blocco insieme a quella successiva con tante fees per rendere appunto la transazione appetibile. Provo a spiegarmi meglio facendomi aiutare anche dall'acronimo. Un nostro amico ci invia dei fondi, ok? Ma mette delle fees molto basse, ipotizziamo 10 sats per VBite. Ora, basandoci sulle transaction fees che abbiamo visto prima, noi sappiamo che questa transazione non verrà considerata per un bel po' di tempo, perché ha le fees troppo basse. A me però servono quei fondi e li devo avere subito. Nel mio wallet vedrò la transazione in ricezione come non ancora confermata. Questa transazione possiamo considerarla come la transazione genitore, ok? Quindi quella da cui parte tutto. Bene, noi dal nostro wallet possiamo prendere questa transazione genitore che vediamo in arrivo e spenderla, magari verso un altro nostro indirizzo, prima che questa venga confermata. In questo caso però dovremmo mettere delle fees piuttosto alte, per esempio 540 sats per VBite. Ecco che abbiamo creato la transazione figlia. Ora il miner vedrà in mempool una transazione con fees bassissime, che però è collegata ad un'altra transazione con fees elevate. Per prendersi le commissioni della transazione con fees elevate dovrà prima inserire quella con fees molto basse in modo tale da poterla confermare e permettere la spesa dell'UTXO che nella transazione successiva avrà delle commissioni invece belle corpose, ok? Praticamente le unisce e elimina insieme. Ci siamo? Quindi ho una transazione in arrivo non confermata. Io la prendo e la spendo aumentando drasticamente le fees, così verranno prese tutte e due e i fondi mi arriveranno subito. È per questo motivo che viene appunto chiamata figlio paga per il genitore, ok? Child pay for parent. Anche questa pratica può essere fatta solo se il wallet lo permette, ma anche qui ci viene in soccorso Electrum, che ha questa funzione, ok? Se usate Electrum potete fare sia RBF che CPFP insieme ad una serie di altre funzioni, quindi siete in una botta di ferro. Bene ragazzi, ora che abbiamo visto queste due funzioni, voglio raccontarvi una curiosità su RBF. C'è una discussione in corso sulla possibilità di implementare il full replace by fee, ovvero di far sì che tutte le transazioni abbiano di default RBF attivo. Questa è una buona soluzione per gli utenti, perché non si devono preoccupare se la funzione è abilitata o no, possono semplicemente utilizzarla in caso di bisogno. L'unica accortezza sarà quella comunque di attendere sempre almeno una conferma in un blocco per essere tranquilli che la transazione sia stata minata. Alcune personalità hanno sollevato però delle preoccupazioni, perché hanno creato degli strumenti che si basano sulla zero conf, ovvero ti permettono di utilizzare un UTXO anche se non è ancora stato confermato, ok? Che ha zero conferme sostanzialmente. Ora, ipotizzate che questo strumento sia un wallet, ok? Questo wallet vi dà la possibilità di utilizzare anche Lightning Network. Quindi voi dovrete spostare dei fondi da on-chain a Lightning Network. Se la funzione RBF è opzionale, non c'è problema, perché il wallet vi crea una transazione senza il replace by fee. Vi fa spostare i fondi su Lightning e ve li fa spendere subito. Poi le conferme arriveranno in seguito. Se però la funzione RBF fosse attiva di default, io potrei mandare i fondi su Lightning, spenderli subito verso un altro wallet e poi sfruttare il replace by fee per aumentare le commissioni e reindirizzare la transazione che è ancora in attesa di conferme non più verso il wallet Lightning, ma verso un altro mio wallet, sottraendo di fatto i fondi. Anche se avete un'attività e vi fate pagare in Bitcoin, dovete fare attenzione. Attendete sempre che la transazione sia confermata. Io vi ho sempre detto di attendere 6 conferme per considerare la transazione sicura, scolpita nella pietra. Ma nel caso di una vendita basta anche una conferma, ma dovete essere sicuri che la transazione sia inserita in un blocco. Non mandate mai via il cliente con una transazione non confermata, perché potrebbe aver messo delle fees volutamente basse e poi potrebbe sfruttare replace by fee per rimandare indietro i fondi. Quindi almeno una conferma, ragazzi, eh? Dai, direi che anche per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se invece avete voglia di offrirmi un caffè, potete farlo attraverso il QR code che compare durante il video oppure utilizzando il Lightning address che trovate in descrizione. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!